So, ok, qui sono. Debbie è tornato. Sì, qui siamo. Marcos, allora l'introduzione è come possiamo utilizzare al meglio questo strumento straordinario che è S-Drive? il so point is: well, come possiamo utilizzare al meglio questo fantastico instrument that we have as Drive? Well. Eh, <clears throat> Eh, vogliamo prima di tutto lasciare la parola a Marcus e poi dopo entreremo poi anche nella parte tecnica del software. Eh? Dopo che ha parlato Marcus. Okay. First of all, we uh -huh. want to let Marcus talk and, and then we will talk about the technical part of the software. Excellent. So, ok. Good. Um so. The the your the question you raised is uh, I can answer very easily. La tua domanda è facile da rispondere. Um, the idea in 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 developing the S drive and developing the report was to expand the view. L'idea nello sviluppo del software del S drive era quello di espandere la visione. And to also um, get indicators for the actual. And important part of the person's situation. E di avere degli indicatori che riguardassero la condizione attuale importanti a riguardo la condizione di salute della persona. As a medical doctor, if someone comes, obviously they have certain diagnoses that they bring along. Se essendo un medico, ovviamente, quando mi viene una persona, c'è una diagnosi di qualche cosa che non va. Often what they actually need right now is far apart from that diagnosis. Però quello che spesso necessitano è qualcosa che va ben oltre la loro diagnosi. Especially because everybody has been staring at this and many other parts, things and perspectives have just been neglected. Ah, Soprattutto perché spesso ci si concentra su questa diagnosi e tanti altri aspetti invece della cosa globale vengono, uh, non vengono considerati. And just to give you one example, if you, esempio. if you have a normal vitamin C blood, uh, blood level in the si. laboratory diagnostics, you might be post operative in a needed situation, meaning you have triple or quadruple the demand right now for cellular uh, or in fiber healing. Um, se tu ti trovi ad esempio in un posto operatorio, potresti avere una domanda di vitamina C triplicata o quadruplicata da un punto di vista cellulare e, um, per la produzione delle fibre di collagene. And the, the blood value will tell you it's fine, it's a proper level, it's a normal level. But in... invece i livelli di sangue ti dicono no, va bene il livello di vitamina C che c'è. But with using using S-drive and detecting. The actual indicator um, that might be shown to be wrong because right now it's a totally different demand that's different from normal. And the same is true for toxins. If you have a certain indication of toxins, they might in an analysis would be in a so called normal range.

Però se quella persona per un suo problematismo genetico, per esempio per il, per il cromosoma P450, si trova a essere un cattivo detossificatore, quel livello normale di tossine diventa invece tossico. E allo stesso tempo, se si ha una congiunzione di diversi fattori a una volta, quel livello normale non potrebbe più essere un valore normale, perché ci sono molti fattori allo stesso tempo. Stesso discorso, c'è una conduzione di diversi fattori che si incontrano in quella persona allo stesso momento, quello stesso valore che potrebbe essere considerato normale diventa invece anormale. The idea is if someone comes to you, you just have your assistant do a, a, a hair test and then send off the result. And while you're talking to the patient, you already have the result um, in this talk. Quindi l'idea è che se il tuo assistente per esempio fa il test del capello mentre parli con il paziente, tu hai già una visione di come sta messo. Which then helps for you to decide on the priority of the different therapy steps. Che è un aiuto per te per decidere quali sono le priorità terapeutiche da dare al paziente. Because that's another benefit is that it prioritizes in saying what is most important and what should be addressed first perché un'altra cosa che c'avete nelle strive che ci che vi dà le priorità di quello che deve essere considerato per primo. So, um, uh, uh Giorgio asked me to walk you through a couple of pages of the test. Giorgio mi ha chiesto di farvi vedere uh, un paio di pagine del test. to introduce you to um to the scheme which is actually written in a form that is easily legible. Per introdurvi a come è fatto lo schema in un modo facilmente leggibile, what Marcus, I can... yes, eh, Posso condividere con te eh, un report di un caso clinico. Yes, I'm showing one. I'm showing one in a few seconds. Ne sto mostrando uno. Yeah? No, ce l'ho uno io da, da chiederti se puoi interpretarlo, visto che lo fai. Oh, I'm just asking you if you can interpret this case that, that I have to. Oh, yes. Perfect. Uh, Send it to computer. me. Send it to me. Uh, the email. Also okay. well, tell me, Marcus, if you need to, to be uh, to uh, to translate something, you can. No, is saying that he is sharing yeah. uh, from his. Uh, ah, perfect. Perfect. So I don't need to open it. Okay, fine. And Debbie, perfect. You're you're rocking this. You're okay. okay. Super, super absolutely. Which means you can start smiling now. Yeah. Good. Okay. Um fine. So I'll walk you through some of the pages of the test why to help you read them faster. Adesso vi faccio vedere un paio di pagine e vi accompagno per farvele leggere più velocemente. Yeah. Okay, Giorgio, if you want, to, you can start. Bye, Giorgio. Go Georgia, go! Go Georgia, go, yeah, go, yeah, 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 yeah. <laughs> the championship is over, but we can shout anyway. Okay. Um campionato detto. Good. So mm, this is this is an excerpt of the third page of the report. Questo è estratto terza pagina del report. You have a you have an introductory page and it is Uomo colorful di, positive. 64 anni, he is, he is a man yes 64 yes mm -hmm. okay fine um, okay so the first thing is um, to get an overall impression <clears throat> how, is the, how is the distribution of results Ok, per avere un'idea generale per vedere qual è la distribuzione dei risultati che avete, questa è la pagina che vi dà questo la pagina. And um here it's a very distributed picture, meaning it's not focused on a few singular subjects but very Ok, questa qui è una pagina diciamo riassuntiva, non è focalizzata su una cosa specifica. and panoramica generale which which for me already gives a first impression because apparently there seems to be a blockage throughout the throughout the uh, system um, per me questo è già perché ci sono dei, evidentemente dei blocchi a, um, che sono which most often i'm not going to go too deep into the medical interpretation because i would like to give an overview now Adesso non entro troppo nel dettaglio dell'interpretazione medica perché vi voglio dare un quadro generale. I'll just gonna shoot out a few factors every once in a while just to give you an impression. Uh, entrerò nel dettaglio soltanto di qualche fattore giusto per darvi un'idea un po' più specifica. Okay, so the most important subject for this person is the situation with aminoacidi. La problematica principale per questa persona è la condizione dei suoi aminoacidi. The second one is the acidi grassi. la seconda è acidi grassi Then interference meaning uh the susceptibility to electromagnetic waves and frequencies Poi interferenze, che significa quindi quanto è suscettibile alle interferenze elettromagnetiche delle e radiofrequenze The four, fourth is the resistance so that's, that that uh, applies to the situation uh while or after uh, parasites Um il, Poi avete resistenza che si riferisce a una condizione attuale o um, post parassitaria. And the fifth one is mineral. E la quinta sono i minerali. O electrolytes. Mm -hmm. O gli elettrolyti. So, at the same point, we can switch, uh, we can shift over our view on the right upper side to the main factors for health, looking at the e poi ci possiamo spostare sul riquadro, quello in alto a destra, che ci fa vedere quali sono le problematiche principali del corpo come organismo globale. E what you see is that the number one factor is actually come vedete, la prima è proprio la condizione emotiva della persona. think about it: this system tells you that the emotional part is the biggest influence on the health. In other situations, you would have a result like saying a lack of sleep would be one. Uh, pensateci bene. Quindi il quadro vi dice che in questa situazione le emozioni sono quelle che influiscono maggiormente sul quadro. In altre situazioni, vi potreste trovare, per esempio, una mancanza di sonno che sta influendo. This is nothing you find in laboratory values. It's an intelligent answer from the bioinformation field of the body. E eh, questa non è una cosa che trovate da un punto di vista di risposte di, di esami di laboratorio, ma è proprio una risposta intelligente che vi viene dal campo biomagnetico della persona. Quindi se guardate a questi uh, fattori determinanti per uh, la salute, quindi guardate in questo caso emozioni. Ok, e salute cerebrale, equilibrio microbico. microbico intestinale and systeme, sistema sistema so all these factors together show there is a major disbalance on the regulatory part tutti questi fattori insieme vi dicono che c'è una disfunzione per quanto riguarda l'aspetto regolatorio del um, condizione dell'organismo meaning it is highly likable this person has oxidative stress nitrosative stress uh, would you repeat what kind of stress? This uh, this person is highly likable to have oxidative stress oh, and nit and nitrosative stress. Okay. stress both. È che ha sia uno stress, che è uno stress da And also, if the access is given emotions and um, a lack of certain nutrients. e quindi poi vedete che ci sono problemi che riguardano le emozioni e la mancanza di alcuni nutrienti. A leaky gut syndrome is highly likely in the background to contribute to that. Ecco qua che già possiamo dire che c'è sicuramente una condizione del leaky gut syndrome, quindi dell'intestino per, dell'eccessiva permeabilità intestinale nel background di questa persona. So, uh, Giorgio Amanti Vai avanti Giorgio. Grazie. So, the, I mean, you see the same list of priorities as we've seen them in the pie chart. Vedete la stessa identica lista delle priorità come abbiamo visto nella pagina precedente. And oh, those five factors that are listed as the main factors are in their own color. Questi fattori che sono um, messi in priorità sono dello stesso colore di quelli che stavano in cerchio. Whereas the factors outside these five. Are just in plain green. Invece the fattori che sono fuori da questi che sono colorati ver verranno mostrati in verde. I call it the cell will being green. So without looking at the further pages, I mean we have a almost 40 page report, but already here we have a fast impression of the main results. Noi abbiamo più di 40 pagine che riguardano il report, però già qui senza andare a guardare le altre abbiamo un'impressione molto veloce di qual di tutto quello che c'è il report. So, and um, and uh, but anyhow I would like to walk you some of those pages and just to show you how the findings might correlate to that first impression. Ad ogni modo vi voglio accompagnare in altre pagine per farvi vedere come uh, le cose che vengono ritrovate si possono correlare effettivamente a queste, mh, queste immagini di prima impressione che ci ha dato queste due prime pagine. Mm -hmm. so, um, what we saw already now are those four determining factors for the health. Quindi noi adesso andiamo a guardare quelli che sono i quattro fattori determinanti sul quadro generale della salute. Emotions giving or causing stress on the liver and on the immune system. Le emozioni causano e danno stress sia al fegato che al sistema immunitario. If, if a nitrosative stress is given, then the salute cerebrale would be an excellent target for nitrosative stress. Um, se c'è questo uh, stress. nitrosativa. Um, S -s 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 da nitrosattivo derivati. Mm -hmm. mm -hmm. uh, vi, vi ritrovate che poi c'è anche lo stress eh, cerebrale um, the intestinal equilibrium obviously is a target when the immune system is derailed. Ah, l'equilibrio microbico intestinale è fuori equilibrio quando l'equilibrio del sistema immunitario è fuori asse meaning you have influences by cytokines out of the immune system through the intestinal wall causing changes in the bacterial flora. Quindi le citochine che vengono prodotte dal sistema immunitario influenzano eh, la flora batterica intestinale perché passano attraverso la um, il muro della um, dell'intestino eh, della barriera intestinale. And at the same time if there is stress obviously the stress axis is also compromised. E ovviamente se c'è uno stress anche l'asse dello stress è compromesso. Um which means the system hormonale is an additional target. E quindi significa che anche il sistema ormonale è un target aggiuntivo um because i already saw with one glance on the th third page that tyrosine is up in the results dato che ho dato un'occhiata al al prossimo report ho visto che la tirosina viene segnalata nei nelle carenze <inaudible> likely the axis um pituitary gland and uh uh renal glands um seems to be compromised Quindi è facile che sono compromesse la ghiandola pituitaria e um, uh, le ghiandole... Um, le, the adrenals, you mean? Yes, pa, pa, pararenal glands, yes, adrenals, yes. Sì, le surrenali. Mm -hmm. That's because tirosina is up here. Questo perché vediamo che viene segnalata la tirosina. Ok, um, so continue, Giorgio? Um, one more? So, um you have summary pages at the beginning of the report that focus on the perspective of a certain subject. Quindi c'è questa pagina che si focalizza sulle uh, prospettive di alcune specifiche uh, argomenti, questa qui nella uh, prima sistema pagina. sistema immunitario, questo, questo questo è... This is the immunitary page, yes, about questa è how la pagina del sistema

That the necessity for addressing the immune system is very high because the value is 66 as a total below. And then, therefore, you have the yellow box saying high necessity. E poi sul, sulla colonna di destra potete vedere quanto è effettivamente la necessità di concentrarsi sul sistema immunitario, perché vedete che il valore totale è 66 e quindi va oltre um, il 35, che è il box, quello in alto, quindi del riquadro di valore elevato, che vi dice che è altamente necessario concentrarsi sul sistema immunitario. Sometimes you see factors in here that don't appear anywhere else, because those are specific factors to address the person's immune system. A volte ci trovate dei fattori qui che vengono segnalati solo per il sistema immunitario, perché sono quei fattori che riguardano solo il sistema immunitario della persona e non vengono segnalati in altre pagine, quindi in altre parti del report. Ok, e you per darvi un po' di glimpse: um, ovviamente, abbiamo B9 in here, folic acid, che would correspond with stress nitrosative um, stress. E ovviamente qui abbiamo la vitamina B9. 9 e ehm um, and uh which is folic e, acid, which is e, folic acid. and uh, l'acido folico the same. che sarebbe l'acido folico yeah. che mm -hmm. um, ci uh, corrisponde a questo uh, stress nitrosativo. And for example, we have rame in here which uh which there's an excessive demand for copper. E poi c'è il rame che quindi ci dice che c'è necessità di rame. Which might be a sign of a Presumed leaky gut syndrome. Um, because the body needs copper to rebuild diamine oxidase. Um, questo ci fa pensare che ci sia una problematica associata della, uh, con la leaky gut syndrome, perché uh, il corpo ha bisogno di uh, rame per ricostruire um, to rebuild di the diamine La diamine Yeah, to reduce the histamine level. Per ridurre i livelli di stamina. Just as one example. This is just an example. Giorgio, continue. Sì, si, arrivo. Benvenuto, al Dr. Allegrini. Mm -hmm. <clears throat> ah, Bartolo. Hi. Yes. yes, he has arrived. Good. Um, so, this is a page um, specific um, for uh, the gut. Questa è la pagina specifica per um, What are the main influences on the gut situation? Che ci dà, uh, quindi qual è la maggiore influenza condizione intestinale? Mm. And continue on to the next page, Giorgio. E continua, Giorgio. And this is a specific page on the cardiovascular system. What to questa... do to have it profit positively? E questa è la pagina del sistema cardiocircolatorio, quindi questo serve per andare a vedere che cosa che dobbiamo fare per farlo funzionare in modo appropriato. E you see qui per il sistema system non è solo B9 folic acid, ma è anche superoxidismotase. And e come vedete qui non c'è only la carenza del la vitamina B9 and eh, e quindi dell'acido ehm um, uh, uh, dell folico, ma c'è anche la mancanza di uh, dismutase. Which which shows already that the presumption of stress I've, I've never seen this patient, I don't know him and it's just been given to me by Giorgio, so I don't know anything, but the presumption of a, of a uh, stress Uh, in, in the metabolism seems to be true um, io non so niente di questo paziente perché questo è un report che mi viene mandato da Giorgio, questo lo vedo per la prima volta però da quello che vedo sembra già che c'è una um, problematica per quanto riguarda il metabolismo quindi lo stress ossidativo Lack of energy, for Q10. la mancanza di energia ci parla della uh, carenza di coenzima Q10 Oxidative stress means a lack of electrons. Il stress ossidativo significa mancanza di elettroni. So anthocyanidin there will help to refill the electron um, um capacity. Quindi l'antocianidina aiuta a uh, ridare la capacità um, la um, presenza di elettroni. Yeah. Um et cetera, et cetera. Eccetera eccetera. So uh, Jojo, continue please. So eh, this. Is ho, the, yes? Sì, adesso le altre pagine non le ho messe quelle tutte, di tutti i minerali, eccetera, ho, ho messo quelle più importanti perché tanto va da sé ah. che eh, c'è cioè il riassuntivo e yeah. quello che abbiamo visto. I only need the five main ones, right? Mi servono soltanto le cinque principali. Yes, because it told that he didn't put all the pages, just the main pages. Fine, 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 fine. Have this Yeah, it's an example. Yes, that's ambiente. Okay, so um, this person, th this is very specific, also for the in the S drive. This is very specific for the S drive. Um, to show indicators whether a person is sensitive to electromagnetic fields and frequencies. perché mostra se una persona è in qualche modo um, sensibile alle radiofrequenze e ai campi elettromagnetici. Are, sensible, uh, ah, ovviamente lo siamo tutti, però è interessante vedere a quali frequenze la persona è più è più sensibile. Yeah, sensitive. Sensibile. I'm sorry. I used the wrong yeah, word. Yeah, yeah. I, um, I don't worry, in Italian yeah. it's clear. Ok, cool. and uh, German is also sensitive so um, um if a person is highly sensitive to um electromagnetic frequencies and fields it is very likely that the um mitochondrial situation is not well se una persona is particolarmente suscettibile ai campi elettromagnetici questo è un dato che ci fa dire che i mitocondri non si trovano in una condizione di salute

Che può essere anche uh, utile utilizzare la Smart Card, quindi come ausilio in questa situazione? That is something you can ask Giorgio about how to use the Smart Card to uh balance the, uh, the person against electromagnetic fields and influences. Uh, questa anche è una cosa di cui possiamo parlare, perché la Smart Card aiuta la persona a fermarsi in qualche modo dall'influenza negativa dei campi elettromagnetici. Giorgio, would you advance, please? Yes. Giorgio? Vai? Sì. Mostri. Vuoi parlare della smart card? No, è la smart no, no, card... No, 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 no. no, no. Next page. Sì, Next sì, page. sì, sì. Next no, page. No. Molto, molto volentieri. No, voleva dire sì, nel senso che alcuni di voi, non so se l'hanno conosciuta, comunque la smart card è una tecnologia simile a quella del, di, di, di S-Drive, che è in grado di proteggere, invece che leggere, quella doppia bobina di Tesla, invece che leggere le frequenze, trasmette delle frequenze che sono, che vanno, sono biocompatibili e vanno a rafforzare il nostro sistema nei confronti dei danni da campi elettromagnetici. Comunque se qualcuno, insomma, vuole saperne di più basta che mi manda un messaggio, anche Whatsapp, le rispondo con tutte le informazioni perché io la uso da cinque anni, vi assicuro che è veramente straordinaria. Okay. E molti pazienti. Grazie Giorgio. La pagina? No. Yes, no? mm -hmm. thank you. So the um the situation with the acidi grassi was number two in the priority as much as I remember. And yes. here you have, an, you have an interesting situation because not only DHA, which is an omega-3 is shown, but also an omega-6, the uh, acido arachidonico. Ecco, questa è una cosa interessante perché viene mostrato che non c'è solo la carenza di acido quindi del DHA che è un omega 3, ma vi viene mostrato anche l'acido arachidone. And obviously the DHA omega 3 seems also because apparently the brain nerves are being um irritated. E um, ovviamente vi trovate uh, il DHA come carenza perché um, apparentemente i uh, nervi, il sistema nervoso sono in qualche modo irritati. But l'acido arachidonico normally is highly emitted due to the simple fact that it is one of the main uh origins of the inflammation cascade ma l'acido arachidonico ve lo trovate eh, spesso eh, segnalato perché è uno delle eh, componenti de, della cascata maggiore dell'infiammazione Quindi è mm -hmm. la partenza della cascata maggiore which then, which then, at a certain point, uh, becomes, um, um, which then becomes uh, E mm -hmm. two. Eh, and now, many people react. Oh my God! You know, you're not supposed to give that. It's bad. It's bad. It's, it causes inflammations. E quindi tante persone dicono, ma no, questa è una roba cattiva, non bisogna darla perché causa l'infiammazione, l'acido arachidonico. Però, per favore, per state attenzione al fatto che le persone che non riescono a fare una corretta infiammazione non si riescono a difendere in modo adeguato dai parassiti. And if acidi grassi here is number two, parasites or resistencia is number four. E So some people need more inflammation, but also then accompanied by other substances which prevent damage. Um, quindi alcune persone hanno bisogno di una maggiore infiammazione e allo stesso tempo accompagnato da quelle sostanze che prevengano i danni. Giorgio, could you advance? Thank you. So, this is aminoacidi number one in the priority list. Questa è invece è la pagina di aminoacidi che era numero uno nelle priorità. Se non ci sono enough aminoacidi, uh, amino very likely a leaky gut situation is existent. Se non ci sono abbastanza meno acidi è molto facile ritrovarsi con una Leaky Gut Syndrome. If a person eats very bad and cheap, obviously that can also be the case? Um, if the person is very badly? Eats very badly. Ah, ah, Yeah, ok. Se yeah. la persona mangia molto male e quindi economico, fresh food. mm -hmm. See? È molto then, of course, then some deficits can occur. È è che si con um, but actually that if if the amino acids are being shown, it's most often it's most often the sign of a leaky gut because the resorption is not working properly. Ah, però, se vi viene mostrata la pagina aminoacidi, probabilmente c'è questa Lichigat syndrome perché il riassorbimento è inadeguato. So, what do we have here? We have a lack of cysteine. Quindi, che cosa ci manca qui? Ci abbiamo la mancanza di cisteina. Which means the body has a problem to build glutathione intracellular. che um, il um, questo significa che la, uh, le cellule hanno problemi a creare glutatione. Which might have been eaten away.

Il è e cambia comportamento, then the defense capabilities against parasites obviously is lessened. La capacità difensiva nei confronti parassiti è diminuita. Or, if a certain parasite is present, then the immune system um, can go down, meaning it causes the situation. Both is possible. oppure è possibile anche che sia alcuni parassiti stessi che uh, riducono la performance immunitaria. For example, Epstein-Barr virus, um mononucleosis is uh, one that greatly changes the immune behavior. Ah, per esempio l'Epstein-Barr virus, quindi il virus della mononucleosi è uno di quelli che è in grado di cambiare pesantemente il comportamento del sistema immunitario. Yeah. So, um it is Um, It is always sensible to uh, fortify the immune capacity, so the person goes back to its normal regulatory situation. Uh, quindi è sempre una cosa importante e uh, da dei risultati significativi ri ripotenzializzare il sistema immunitario affinché possa ritornare alla sua risposta normale ottimale. So one category in here seems awkward, and that's post-virus. C'è una categoria qui particolare, che è quella del uh, post-virus, che viene illustrata qui. Mm. What it means is the person has suffered through uh, an immunological process, which is virus associated, and then has a mm, continued disbalance in its immune function. E questo vuol dire che ha avuto una problematica che riguarda un'infezione virale e continua ad avere una disfunzione immunitaria a riguardo di quell'infezione. So, Giorgio, could you continue, please? Yeah. Uh, okay. Il, uh, continue. Yes. Next one? No. Próxima, it is uh, finished. Ah, okay. So, yes. the yes. other ones, the, uh, then maybe you can jump to page three. Allora, page three. Or, yes, this one. This one here, thank you. So um, we have as as entry uh, number five, we have the di different minerals. In the number five, you see that are different minerals. The first one is rame. I already said that that contributes um, to um, repairing and filling up um, the uh, diamine oxidase. Um, come vi ho già detto, il rame è quello che serve per riparare e um, uh, riempire um, i gap della dei Um Molybdenum is in here, which is highly important for the function of the mitochondria. Molybdenum, anche qui viene mostrato che è molto importante per la funzione mitocondriale. Uh, li lithium is lithium is uh, lacking, so that might indicate a semi or full depressive situation. Um, quindi la manca anche il litio e questo ci può indicare che ci sia una um, depressione um, maggiore? But actually most people with leaky gut syndrome actually have a lack. Però tantissime persone che hanno la uh, gut syndrome hanno una carenza di litio and calcium? E poi il calcio. Maybe actually not necessarily for the bones or the teeth. But non necessariamente è una carenza che riguarda i denti e le ossa. Um, the ATP production in the inner mitochondrial membrane is also dependent on calcium. Perché la produzione di ATP nella membrana mitocondriale è calcio dipendente. Possible explanation. Questa è una possibile spiegazione del perché manca il calcio. So, what you see that within a very short view, almost basically any information that I've drawn from the single pages have already been contained in here. Quindi And within a very short time, you can uh, get a direct and fast picture um, of the situation of the patient. Quindi veramente in tempi molto rapidi potete avere un'immagine diretta e veloce di quella che è la condizione del paziente. Yeah. And um, um, Emanuele, you're multitasking here with the dog as much as I see. That's very nice. Emanuele is multitasking con il cane, it's <laughs> yeah. okay. I've I've locked the door so the cats can't come in, so I had to take care of that one. ho chiuso la porta per evitare che arrivino i gatti. Ok. So, um you see that you have a fast impression and that the we call them indicators, the s the report gives you indicators. Quindi noi diciamo che in questa impressione veloce generale che vi dà, ci sono yeah. questi che noi chiamiamo gli indicatori che vi dà il strive. It helps you to decide on how to structure your therapy. E questo vi aiuta a decidere in che modo strutturare la vostra terapia. Which elements to do first? Qual elemento considerare per primo? Or which elements the person might not need, although your brain tells you, oh, it could do good for him, but the body doesn't ask for it. And in fact, the report even tells you what to eat to also get these factors in a normal way, apart from supplementing also. e infatti il report vi dice anche in che modo introdurre quegli elementi che gli mancano attraverso l'alimentazione al di là della supplementazione con gli integratori. But of course certain are, um, hard to food, which is empty. Però purtroppo alcuni elementi sono difficili da di trovare nel cibo moderno perché praticamente ne è svuotato. For example, Ad esempio il molibdeno. Mm -hmm. Um, so therefore it's, it's sensible then to also uh, decide on what to supplement. at the end of the report, um, you will have another summary. Alla fine del report avete un altro riassunto. some possible advice for the patient on how to behave. E alcuni consigli possibili da, da dare al paziente in che modo comportarsi but given in a positive way not as a, a, a that's not allowed or that's forbidden that doesn't work ah però non funziona il dire no non, non si può fare è, è proibita questa cosa gli viene, viene dato in un modo positivo questi consigli but more as a motivation because they fill in after, on the first day after 30 after 60 after 90 days how they feel e questo è anche una cosa buona come mh, tipo uh, modalità da motiva motivatore, perché loro devono riempire quella, uh, quel questionario dal primo giorno fino al trentesimo. Con domande del tipo: quant'è che desideri lo zucchero? A che livello desideri lo zucchero? Or, do you, feel, do you feel rested when you wake up in the morning? o oh, ti senti riposato quando ti svegli al mattino e è veramente affascinante vedere quanto in questi 90 giorni tutto cambia oh. Deborah ma hai preso un allenamento incredibile nella, yeah. nella traduzione e l'interpretazione <ride> yeah. incredibile <laughs> <laughs> yeah, super, super. No, uh, but just because I, I used to uh, do the simultaneous translation for Viana Steibel, and it's month that I'm simultaneously translating. So it's my, my brain is going, <laughs> going <laughs> like this. <that. laughs> wow. Uh, I was highly satisfied. Oh, thank you. Thank, thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Really happy to be helpful. Yes, you know, you know I love it. You are, absolutely, absolutely. Yeah, okay. Yeah. Yeah. Uh, allora, se vogliamo Perfect. fare qualche, qualche domanda, uh, cosa ne pensi, Marcus? Uh, facciamo fare qualche domanda? Così. Yes. Uh, uh, chi è che vuole iniziare a fare qualche domanda? Eh, su quello è stato abbastanza chiaro avete qualche eh, qualche domanda da fare sono somma approfittatene Please. tutto chiaro potete parlare non clear. all content super <laughs> Okay, wow. Giorgio, Giorgio, As much as I've understood, you would like to do the the, the uh, program part also. Ah, uh, se ho capito okay. bene, tu volevi anche che parli della parte del programma. Uh, no, ma il pro, il programma di S yes Drive ne parlo io il uh, software. Così yes, and and talking you know, about the software. Okay. di che la Debora insomma <laughs> ti, ti traduca tanto quello. Yes. No so e maybe tu? maybe um if it's okay with you.

C'è una domanda e, oh, e ci dicono che approccio uh, nutraceutico mh, possiamo dare a questa persona, per esempio, uh, secondo la tua visione, in maniera molto veloce. Poi magari chiediamo a, a, a Bartolomeo Allegrini che può comunque darti un... Giorgio, un a quello. A quello. mi senti? Allora lo fai te questa parte? Così lasciamo, lasciamo Marcus uh, alla sua cena perché so che ha fatto di tutto per essere con noi, ma deve anche mangiare. <laughs> uh, Debbie is asking for possible suggestions for this person, right? Oh, uh, yeah, he is asking what yeah. kind of supplements you would give him. Okay, I would first and foremost uh, fill up the basic needs. Prima di tutto, uh, gli andrei a colmare quelle che sono le mancanze principali, le carenze principali. Um, I would I would work with a multi-mineral preparation that contains all those trace elements. Oh, gli darei un multi-minerale che contenga tutti quegli oligoelementi che mi mancano. And I think I think you have a spray for that, Giorgio e for the minerals. Spray. Epi, minerals. Epimineral. Io. Sì. Gli darei epi-mineral sì, is perfect. Epi mm -hmm. And at the same time, you also. c'è E allo stesso modo avete anche uno spray per gli amminoacidi per riempire queste carenze per colmare queste carenze, mm -hmm. c'è uno spray di amminoacidi, Giorgio. Noi yes. no, eh, lo l'avevamo, però in questo no, momento we, no. Quindi we, aminoacidi we don't have any amino acid spray. Eh, we noi ha, suggeriamo we have i migliori, ce n'è parecchio. So brand that have uh, good minerals yes. um, for example um, if you use um according to um luca moretti um uh, master of uh, master, master amino pattern map. Yes, master map. amino form, uh, map. Si. Yeah. For, for, example, for example, for example. Yeah. Mm -hmm. example. Now those two those those two elements, um, they will help to improve the overall situation. Now <clears throat> it would be super important to do a high dosage therapy with folic acid with B12. Um, to reduce the nitrosative axis. It would be very useful also to do an important integration with the B9 and the B12 to reduce the stress nitrosative in this general framework. Um, which means giving a, a, a maybe thousand five hundred micrograms three uh, um, three times a week of B12. Quindi significa dare tre volte a settimana di B12 1,500 micrograms. 1,500 mm -hmm. micrograms di vitamina B12 tre volte a settimana. Or 1.5 milligrams. 1.5 um, uh, um Three times a week, which is preferable either as hydroxycobalamin or methylcobal uh, or Um, sorry which is preferable either as hydroxycobalamin or methylcobalamin or uh, uh, or adenosyl uh, eh, sorry adenosyl uh, yes adenosilcobalamina quindi mm. è preferibile idrossicobalamina metilcobalamina o adenosilcobalamina yeah which is more uh, much uh, which is Ma higher in its value se è... in questo caso possiamo Ma dare multivitaminico spray sublinguale Yes. Eh, eh, eh. Sì. would be additional help absolutely sì, sarebbe un aiuto yes because then you also have b1 b2 and other factors which help the nerve system to calm and i would use same the s adenosylmethionine here in this case as well E darei anche quindi il same in questo caso. because that's a helper to reduce the histamine load so those would be some of the basic factors and of course i would also use individual elements to balance the emotional situation Quindi questi sono i fattori proprio di base che darei e poi darei anche qualcosa per bilanciare il sistema emotivo. Yeah. Sì, so questi sono gli elementi base che darei. Ok, eh, e per quanto riguarda la superossimo dismutasi possiamo dare l'epiciaga. Yes that would be sensible to use chaga for the superoxide dismutase now actually supplementing that would only be necessary for the first maybe 2 months or so when the situation is still hot but later on it will be more balanced so that won't be that important anymore but for those 2 months the chaga with superoxide dismutase would be an excellent idea Ok, lo Shaga è utile per compensare la carenza di subrossido di smutasi, ma senza dargliela soltanto nei primi due mesi, perché poi il quadro si normalizza e quindi non è più così necessario dare quel tipo di integrazione. Ok, thank you. Yes. Marcus, grazie di cuore veramente del tuo supporto. Assolutamente. Grazie, grazie. Grazie. Grazie, thank, thank, thank you. E and ci vediamo il tuo. E Debbie, ovviamente, as well. <laughs> That Happy New Year. Place. Happy New Year. Yes, yes. Good <laughs> e Yes. And thank you so much, everyone, for participating. I'm sorry for leaving, but Joju announced beforehand that it's going to be one hour, so I... Sorry, I did misunderstood that. I would have taken more time than otherwise. Um i chiedo scusa se ve ne vado, però Giorgio mi aveva detto che sarebbe stato per una e quindi se no mi sarei organizzato per uh, per maggiore tempo. Quindi adesso Perfetto. Okay. okay. So have a have a great evening. Have a productive talk continuing. And thank you all. And thank you especially, Debbie, for for doing an excellent job here. Ah, uh, thank you to you. you. You can count on me. Always absolutely. Debbie. I know that. <laughs> I know that and I cherish that. All right, take care. Grazie e buonanotte. buonanotte. Grazie e buonanotte, ringrazio tutti per la partecipazione. Adesso lui va. Thank you, bye bye, and happy year. Ok, Giorgio, Debra, mi congedo anche io che vado, vado a far addormentare la gnometta che, che chiede la tetta. Quindi <ride> buona, allora. buona serata a voi, un bacione, buon anno. Ci vediamo la ciao. prossima. Ciao, ciao. Allora. Ciao, grazie, auguroni. Noi abbiamo una grande, un grande aiuto oggi perché anche il dottor Bartolomeo Allegrini è con noi. Bartolo, ci sei? Sì, sì, mi è preso al volo. E... Ecco qua. Devo recuperare da una notte di turno di quelle da scrivere, da ricordare. Però, eh. dai, ce la facciamo, dai. Però che vuoi allora. fare? Non so, vediamo qualche caso clinico, ti ho girato qualche caso. anche... Allora, le... va... Ma io direi che siccome così diamo una bella, una bella formazione, poi il 12 faremo proprio un approfondimento ancora più importante, eh, vi, vi, vi faccio interpretare dal dottor Bartolomeo Legrini un caso molto interessante che lui mi ha passato, e in maniera che così questa cosa... Eh, allora. Saluto a tutti, eh, voglio dire, siete talmente tanti che, voglio dire, ciao, dalla Puglia qui a Monopoli stamattina si, si faceva nel bagno, anche se dall'altra parte della città si è inaugurato il McDonald's, il potere dei soldi. No? Eccoci, Monopoli sta diventando città turistica, eh, quindi è stata eccoci qua, presa, è stata presa eh, nelle mire, vai alla pagina successiva così non, non metti il nome Giorgio. comunque no. questo è un... È un test del 9 dicembre, va bene? È un test del 9 dicembre, quindi è recente. Parliamo di 20 giorni, ok? Mi arriva un messaggio da una vostra collega in data 7 dicembre e quindi da questo messaggio possiamo anche trarre l'importanza di fare rete, in cui questa dottoressa mi chiede il un aiuto perché lei ha frequentato la prima il primo livello della scuola no è proprio la, la prima edizione giorgio ha frequentato questa dottoressa sì, sì. nel 2019 quindi si ricordava di me però tramite giorgio prende il mio nome mi chiama perché aveva bisogno di per un caso urgentissimo aveva bisogno di un mio parere io ho attività in Lombardia, questa dottoressa è lombarda, non c'era posto nel mio studio, comunque facciamo un contatto telefonico e io gli leggo il test a distanza. Chiaramente prendendo una serie di informazioni anamnestiche di un caso clinico che inizia a maggio in un giovane, in una giovane di 31 anni sportiva, con costituzione catabolica, quindi magra. Tendenzialmente va bene? Quindi diciamo in ambito di indice di massa corporea non un'elevata massa muscolare, soprattutto in ambito omeopatico. Se qualcuno di voi conosce l'omeopatia, sono le costituzioni cosiddette ectoblastiche, ectodermiche o fosforiche. Va bene? Allora, questa signorina di 31 anni sportiva, salutista, la collega, è una biologa praticamente ha da maggio una sintomatologia abbastanza invalidante, sempre più progressivamente invalidante, con una grande compromissione non solo dell'aspetto energetico muscolare, ma anche poi di uno stato neuroinfiammatorio, con diverse sedi di espressione e anche... Chiaramente altre turbe che riguardavano l'apparato digerente. Nella chiave di lettura di questo test, chiaramente le priorità e poi anche tutti i vari aspetti chiave che sono stati segnalati, mi hanno orientato in questa maniera, va bene? Chiaramente, ricordatevi, prima ho sentito la lettura del bulbo di quel caso clinico da parte del grande medico amico nostro marcus no? e è chiaro che ognuno di noi ha una sua storia ha una sua capacità questo è un test di salute che orienta la salute una sorta di bussola e poi sta a noi anche al nostro intervento orientarla nella direzione giusta e in questo caso mi è andata bene visto i risultati allora in questa prima pagina vedete intestinale, sistema ormonale, sistema adrenergico ed emozioni. Già questo ci dice molto, ma non ci dice niente. Se andiamo a vedere, Giorgio, gentilmente la, la parte sottostante dei vari indicatori, per farvi capire poi io come mi sono orientato, no? allora vedete, il primo indicatore è virus e parassiti. Quindi siamo di fronte a un paziente che in anamnesi ha un episodio di mononucleosi nel giugno del 2022, ma la sintomatologia era già in qualche maniera preesistente. Questo è un dato importante. Ha fatto tutti gli esami, cioè lui mi ha girato. Tutti gli esami di laboratorio fatti in ambito medico, pronto soccorso, perché si è rivolta anche alla pronto soccorso, non c'era niente, non segnalava niente se non, diciamo, un leggero rialzo della VES. Ma parliamo veramente di indici banali. Invece, qua al primo posto vi mette una cosa importantissima. vi mette virus e parassiti. Allora, vi dico come ho ragionato io. Allora, considerando che stiamo parlando di una struttura catabolica, se c'è una condizione infiammatoria cronica, soprattutto nella barriera intestinale, sostenuta da questo tipo di attivazione, c'è un indebolimento cronico del sistema TH1-TH2, perché il virus risponde alla branca TH1, il parassita risponde alla branca TH2. Quindi questo comunica col sistema attraverso un modello che è un modello di regolazione e mi fa piacere che stasera c'è Eugenio, che Eugenio Sclausio l'ha spiegato molto bene durante la lezione che abbiamo tenuto nella scuola di formazione nel weekend di ottobre, no, no nel weekend di novembre l'abbiamo tenuta questa, questa lezione di Eugenio, dove abbiamo parlato benissimo della regolazione neurovegetativa e neuroendocrina. E chiaramente allora io di fronte a una costituzione catabolica io do delle priorità ai sistemi quindi chiaramente ho tenuto presente questa cosa cioè questa stanchezza cronica di questa persona può essere motivata va bene da una condizione di infiammazione cronica latente che comporta chiaramente un'attivazione dell'asse intestino cervello con problematiche a vari livelli che andiamo anche a vedere nelle successive vedete, eh, nei successivi indicatori, dove accanto a vitamine importanti antiossidanti come la vitamina E, come a, a, a antiossidanti protettori come il sulforafano, l'acido alfalipoico, quindi siamo in un sistema, cioè chiaramente il collegamento N nervoso metalli tossici. Quindi, metalli tossici dovete capire, e lì poi noi parleremo. In una lezione, nella prossima vi farò vedere dei casi clinici di metallismo. Dove voi, in relazione alla tipologia del soggetto che avete di fronte, se avete di fronte una costituzione endodermica, viscerale, carbonica, strutturata in adiposità, è chiaro che là i metalli hanno più facilmente una filia per il tessuto adiposo. Se avete una struttura più sanguigna, più connettivale è probabile che i metalli che indica il test abbiano una filia per le strutture sanguigne e quindi prima parlavo sentivo parlare anche del discorso del microcircolo e qui giustifichiamo anche per esempio alcuni antiossidanti carenti oppure prima parlava anche Marcus del, del, dell'ossido nitrico ok della regolazione dell'ossido nitrico potete se, sicuramente anche collegarvi a questo ma in questo caso siete di fronte a un soggetto magro a un soggetto neuronervoso che praticamente ha un metallismo quindi un metallismo in quella condizione crea una grave sofferenza dei centri nervosi di regolazione con grosse poi conseguenze su tutti gli altri sistemi perché fondamentalmente in queste strutture il cervello le strutture nervose hanno una sorta di priorità nell'intervento di tipo energetico dell'organismo. E peraltro il fatto che ci siano anche indicati i campi elettromagnetici in questo caso è ancora ulteriormente una spia di come il disturbo non è solamente un disturbo di tipo diciamo biochimico, ma è anche un disturbo di tipo quantistico del sistema, cioè il sistema è andato un po' in confusione, in confusione quantica e questo è molto importante perché Nell'indirizzo, nel reindirizzo del sistema, e visto che. terziani mi dà l'ok, okay, io vi posso dire in diretta la ricettazione che ho fatto, perché questo è un caso che si è risolto dopo una settimana. Cioè, dopo se una settimana. Puoi, puoi si... dare, puoi dare. Quindi, se lo posso dare, vabbè, anche perché poi lo, spiego il perché questo tipo di intervento. Va bene, poi diciamo anche le indicazioni delle vitamine e cavolo, vedete, sono delle vitamine importanti, oltre alle vitamine antiossidanti, la vitamina D e anche la biotina. Però andiamo avanti e andiamo alla pagina del sistema immunitario, alla pagina 5. Giorgio, eh, aspetta che, che mi sei imparato il sistema. Va bene, tranquillo, io intanto, siccome ce l'ho sotto il test. Vi posso leggere che è il valore indicativo. Quindi diciamo, partiamo da un concetto. Va bene? Anche per valorizzare quello che stiamo facendo. Questa persona si è rivolta alla medicina classica. Va bene? La medicina classica attraverso esami, attraverso interventi, non ha dato una risposta. Attraverso il bulbo noi già stiamo orientando un sistema. Stiamo già cercando di capire che cosa è successo. Chiaramente è stata anche una mia indicazione, quella di chiedere a questa giovane di 31 anni se avesse fatto i vaccini e lei aveva fatto due dosi di vaccino. Ok? Quindi c'era... complessivo era 106. Quindi a pagina 5 il sistema immunitario mi segnalava 106 con un valore di 22 dell'algoritmo segnalato a metalli tossici e elettrosensibilità, che quindi ancora di più, cioè quando voi andate a leggere pagina 5, dovete andare a valutare anche l'entità del valore segnalato. E il valore più alto segnalato era quello collegato ai metalli tossici e all'elettrosensibilità, che chiaramente sono due cose congruenti, perché? Se io ho un metallismo e soprattutto se sono di struttura una struttura magra, più nervosa, più fosforica, più ectodermica. Per chi conosce di voi, che adesso so, la più vata, no? Quindi più mentale, più cerebrale, con struttura prevalente cranica, no? Allora, qui c'è un problema di conduzione bioelettrica. Non è solo, diciamo, il danno tossico metabolico del metallo che dà problemi. Peraltro il valore di 21 ce l'avevano antiossidanti, fra cui importante la vitamina E, ma soprattutto l'acido lipoico, vedete, 21 le vitamine, fra cui due vitamine antiossidanti importanti, la A e la E, e in più la vitamina D, e 20, vedete sotto, virus e parassiti. Quindi c'erano più fattori che andavano a determinare un tipo di squilibrio che chiaramente io ho correlato. A un sistema complesso dove al centro di questa regolazione c'è comunque una regolazione neurovegetativa che è saltata? Perché questa persona continuava a peggiorare. Passava il tempo e voi pensate che non si curava? E voi pensate che questa persona non assumeva niente? Voi pensate che questa persona con la, con la dottoressa e la sua amica non prendeva integrazione? Sì però non aveva curato che cosa? Non aveva curato la barriera intestinale, non, era non, si era stato, non, 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 non si era preso cura di questo squilibrio. Se vai a pagina 7, Giorgio, gentilmente, dove c'è l'intestino, no? a pagina 7 vedete che valore ha? Valore 26. Nessuno aveva pensato a chelare i metalli tossici dall'intestino. Se non si tolgono i metalli tossici dall'intestino... No, no, eh, questo l'ha spiegato bene il dottor Aloisi nell'ultima lezione, quando ha parlato delle quattro R nella regolazione del sistema intestinale e nella prima R ha detto la prima R che dovete andare, su cui dovete andare ad operare è rimuovere. Quindi rimuovere. In questo caso vi sta dicendo il test, rimuovete tutti i fattori nell'intestino che creano stress ambientale. E sono metalli tossici, parassiti e virus. Chiaramente i parassiti e virus trovano terreno fertile perché in quel intestino ci sono i metalli, perché i metalli creano un campo di disturbo non solo di tipo biochimico, ma soprattutto di tipo bioelettrico nell'intestino e comportano delle vicariazioni progressive che sono delle infiammazioni croniche che vanno poi a danneggiare la barriera attraverso la sindrome dell'intestino colabruto con ultrafiltrazione di micromolecole che chiaramente complicano il quadro e considerate che se ultrafiltrano dalla barriera i metalli, i metalli attraverso il filtro epatico vanno a finire nel cervello e voi immaginate un cervello che ha subito un danno nei sistemi di, no, come insegnava il grande professor Burgio, nei sistemi di conduzione neuronervosa quando non c'è più comunicazione è chiaro che si affloscia tutto è chiaro che perde energia questo sistema. E peraltro, se andate a vedere i marcatori nutrizionali dell'intestino, c'è un'indicazione importante che non dovete saperlo sottovalutare. Quando trovate il triptofano, e questo l'ha spiegato bene a scuola nell'ultima lezione il professor Aloisi, il triptofano è uno dei più sapete, che permette di formare serotonina, che nell'ambito della modulazione intestinale ha due importanti qualità che servono nell'interpretazione del test una è quella che crea un adeguato bilanciamento del sistema neurovegetativo e questo comporta che cosa? Quando noi abbiamo un buon livello di serotonina intestinale comporta che le fasi simpaticotoniche e parasimpaticotoniche che sono fondamentali per garantire i processi di digestione di assorbimento e di eliminazione fecale che intervengono a livello intestinale avvengono grazie a questo tipo di regolazione il secondo tipo di colazione che stabilisce il triptofano e che quindi permette il triptofano attraverso la formasis serotonina è una vasodilatazione intestinale. Quindi una carenza di triptofano a livello intestinale crea uno stato ipossico cronico e questo lo possiamo andare a pulire, a disintossicare con un prodotto eccezionale che Giorgio ci ha messo a disposizione con l'Epinutrix, che è il bioenergen. Che è un prodotto eccezionale che vi cambia il campo quantico della barriera intestinale, e quindi, attraverso quel prodotto, voi potete andare a lavorare su queste problematiche. Perché da un lato migliorate la detossificazione dell'intestino, dall'altro li cambiate il livello quantico di espressione del danno. Perché qua siamo su un sistema che biochimicamente non dava nessun segnale Questo di 30, questa giovane di 31 anni è stata letta da più esami tutti gli esami che mi hanno girato non c'era niente quindi per la medicina questa persona era una persona in perfetta salute cioè non aveva nessuna malattia non era in perfetta salute ma non aveva nessuna malattia sono i pazienti che si rivolgeranno da voi e vi verranno a chiedere aiuto che vorranno essere compresi che vorranno essere capiti ok allora qui abbiamo altre tracce delle, dei marcatori che sono il molibdeno che è comunque un indicatore di tossicosi epatica. Il sulforafano che ci indica che è comunque anche una, una delle vie dei sei minerali catalitici che i metalli tossici è, praticamente vanno, vanno ad alterare. I metalli tossici alterano l'equilibrio di sei minerali che sono il calcio, il ferro, il manganese, lo zinco, il selenio e lo zolfo. Se abbiamo la, la via dello zolfo che vi è interessata, la via dello zolfo è molto importante perché lo zolfo, che cosa forma fondamentalmente? Ricordatevi, io l'ho spiegato a ottobre nella lezione sulle costituzioni, quando abbiamo parlato del sulfurico dello zolfo nel metabolismo proteico, nel met metabolismo di sintesi proteica, nel metabolismo antinfiammatorio, nel, nel metabolismo depurativo epatico. Quindi... Il test del bulbo è un test di segnale, è un test di informazione. Dovete essere bravi voi, brave voi o bravi voi, a prendere i singoli segnali, a trasmutarli e a portarli sulla clinica del paziente. E poter avere così tanti riferimenti. È chiaro che anche l'informazione emozioni che veniva anche nelle priorità deve essere gestita perché fondamentalmente ci sta dicendo che lui ha somatizzato questa problematica nel cervello di pancia, ma è normale, perché quando viene meno la salute, è il primo cervello che noi attiviamo, cioè se, se io sono potente nel cervello cranico, il primo cervello che vado ad attivare quando mi viene meno la salute è il cervello di pancia, perché quello è un cervello di natura istintiva, è un, è un, un cervello primordiale che ci viene incontro. Per poter aiutarci a proteggerci. E però che succede? Se noi lo andiamo a stressare biologicamente, si esaurisce. E uno dei segni dell'esaurimento del cervello di pancia è spesso la carenza che troverete di triptofano. Infatti, questa signorina aveva notato anche, fra le altre cose, che praticamente c'era la pancia che si gonfiava. Cioè, lei aveva notato questa cosa, tanto che pensava che fosse un alimento. Invece sì, gli alimenti c'entravano, ma c'entravano col metallismo. Cioè io le ho dato una dieta per metallismo, cioè io l'ho curata questa signora, dandogli delle indicazioni dietetiche, oltre a quelle che sono venute fuori chiaramente dal test, anche per ridurre il carico di metalli attraverso l'introduzione di certi cibi. È chiaro: se poi vai avanti, Giorgio, eh, chiaramente anche le altre pagine sono state utili, no? Per esempio, vedete questo caso, qua nel supporto microcircolatorio, cardiocircolatorio, non c'è molto, perché la battaglia si sta combattendo a livello nervoso e a livello neurovegetativo. Quindi non c'è una grande indicazione di tossicità del cardiocircolatorio. Vai avanti. Anche qui vedete tutti questi campi di disturbo bioelettrico, campi elettromagnetici sono comunque consoni al fatto che spesso voi troverete, quando c'è un disturbo cronico e quando c'è soprattutto un disturbo che accompagna un metallismo, spesso troverete nel test del bullo anche la rilevazione di tanti campi di disturbo elettromagnetico. È chiaro che se voi andate ad allontanare i metalli pesanti dal corpo, riuscirete ad avere un reintegro di quella biorisonanza di cui il sistema ha bisogno, soprattutto in certe tipologie perché il sistema in certe tipologie, come diceva Bertrand fai come diceva Pop, lavora in coerenza elettromagnetica e quanto più è coerente, tanto più, soprattutto le fasi di recupero che in questo caso sono molto deteriorate. Perché qui, quando c'è un appiattimento del neurovegetativo c'è in questo in questo soggetto che è sfiancato e quindi non riesce né a produrre energia ma neanche a recuperarla perché alla base c'è un'infiammazione cronica allo stesso tempo c'è una sindrome da intestino a colabrodo e c'è chiaramente anche un malassorbimento vai avanti Giorgio Anche qui vedete le vitamine, le abbiamo, le abbiamo viste prima, e quindi vitamine, minerali, vai avanti, e questi puoi scorrere più veloce. Minerali che sono segnalati in traccia, vai avanti, vai avanti. Gli acidi grassi, soprattutto con l'indicazione del DHA, che ancora di più vi deve orientare su una neuroinfiammazione. Vai avanti, e questi chiaramente sono gli antiossidanti che ancora di più testimoniano no, lo stress ossidativo e la capacità antiossidante di questo soggetto che è stata messa seriamente a repentaglio. Questo stato infiammatorio. Vai avanti, Giorgio, che vengono le pagine più interessanti. Questa parte qua, vedete. Il triptofano e soprattutto l'acido aspartico. Quando trovate l'acido aspartico, dovete pensare a una difficoltà del recupero. È un acido molto importante, l'acido aspartico, per eliminare i cataboliti acidi, soprattutto dalle cellule nervose. Tanto che l'acido aspartico e la sparagina vengono consigliati spesso anche in integratori funzionali per gli atleti nel post-workout. Post-workout, per chi di voi non si interessa di sport, è praticamente dopo una prestazione intensa, tipo che ne so, una gara agonistica, una partita di calcio o una maratona o altro. Vai avanti Giorgio che c'è la pagina dei metalli. Vedete che disastro. Mamma mia che disastro. Vai avanti, andiamo a vedere la situazione delle resistenze microbiologiche e qui vedete c'è proprio, allora, di questo ne parlerò la lezione del 22, dove la lezione del 22 noi parleremo, faremo quattro ore di pratica clinica, vi porterò una decina di casi degli ultimi mesi dove... La centralità sta nell'indice di resistenza, cioè come interpretare i segnali che vengono fuori attraverso questa pagina. Allora, voi come interpretereste questa pagina? È chiaro che se io sono di fronte a un soggetto che ha una grave disbiosi intestinale, penserei: beh, questo c'ha virus parassiti. Non è solo questo, c'è anche questo. Ma voi dovete pensare che. Attraverso un'attivazione immunitaria contro virus e parassiti, noi abbiamo una bilancia che si attiva. Dovete ragionare sempre con la bilancia immunitaria TH1, TH2, TH3, CD17. Assolutamente. Questo è un test che vi obbliga a ragionare in questa maniera. Altrimenti, l'immunoflogosi non andate a interpretare. Quando ci sono tutte e due le branche interessate con questa grande incidenza, vuol dire che c'è uno sfiancamento. E questo sfiancamento non riguarda solamente il sistema immunitario ma riguarda anche il sistema ormonale che sta a monte della regolazione immunitaria e d'altronde se noi parliamo di modello pnei di modello psico neuro endocrino endocrino immunitario automaticamente dobbiamo capire che tutto è collegato con tutto quindi questo che cosa fa fa sì che quando noi dobbiamo, dobbiamo andare poi, giustamente, molti di voi mi, mi direbbero a questo punto. E dottore, come è andata come terapia? Che dobbiamo fare in questo caso? Io, con il permesso di Giorgio, se volete, vi leggo la terapia che ho fatto, così poi ne discutiamo. Sì, sì, vai, vai. No, anche perché c'è il professor Sclausero stasera. Se vuole intervenire Eugenio, anche visto che due prodotti Eugenio le ha formulati lui, per cui, voglio dire. Allora io ho dato, eh, la terapia è questa, ce l'ho scritta qua, esattamente gliel'ho prescritta in data 8 dicembre. E voi dite, il 8 dicembre, dottor Lavori, stavo di turno in ospedale, abbiamo fatto il collegamento durante il mio turno di guardia con la dottoressa, <ride> ho lavorato anche l'8 dicembre. Bioenergen 20 gocce in poca acqua prima dei tre pasti. Self food come da schema. Self food Same, 7 gocce per via sublinguale due volte al giorno. Chela Blend, che è un chelante di metalli tossici, un misurino in un bicchiere d'acqua dopo colazione. Trigeos Hipo, che è un regolatore del sistema simpatico, due capsule dopo colazione. Trigeos iper, due compresse prima di coricarsi terapia mandata con ricetta il giorno dopo, perché quando ero in ospedale non avevo con me la ricetta il 9 dicembre. Nel frattempo, visto che aveva avuto una mononucleosi a giugno, a questa giovane signora gli ho fatto fare anche le riattivazioni virali, che sono risultate negative. E d'altronde il test del bulbo, in questo caso, è molto preciso. Vi sta dicendo virus, non vi sta dicendo post virus. <coughs> Però io per sicurezza, su richiesta della dottoressa, della biologa che mi ha contattato per questa sua amica, io gli ho fatto fare anche le riattivazioni, che sono arrivate esattamente, ve lo dico, 23, perché un laboratorio che era stato fatto il 13 aveva sbagliato completamente a fare le riattivazioni, l'hanno rifatto con un labor laboratorio sin lab. E il 23 ci siamo ricontattati venerdì scorso, ancora c'è il messaggio, vedete questo, il messaggio di, del 23, dove comunque per dirvi gli anti-Epstein-Bar erano leggermente, leggermente mossi e invece erano completamente negativi gli anticorpi per il citomegalovirus. Quando ci siamo sentiti il 23, la signora era già in buona... Salute. E stiamo parlando di una terapia che è iniziata non prima del 10 dicembre, perché se vi ho dato le date, il 23 erano appena 13 giorni. Ieri sera mi ha fatto, mi ha mandato questo post, la dottoressa, dicendomi che l'aveva scritto su un sito di naturopati di. di che a lei, insieme a tanti altri, eh, perché voleva promuovere l'importanza dell'est-drive. E me l'ha mandato per farmi il mio piccolo, un piccolo regalo di Natale scrivendo, dottor Allegrini, le riformuliamo veramente i nostri complimenti perché sono veramente rinata. Nel frattempo, le giro il test che stasera io ho girato su un sito. Grazie al test S-Drive sul bulbo del capello è stato possibile capire in maniera tempestiva e mirata a cosa siano dovuti i miei problemi di salute. Da nessun'altra indagine convenzionale fatta da altri medici, medico di base, medici privati, tanti, è pronto soccorso. È stato possibile individuare cosa, cosa stava succedendo da maggio nel mio corpo. Una volta avuti i risultati del test S-Drive, arrivati nel giro di pochi minuti. È stato possibile impostare subito una terapia integrazionale, fitoterapica, omeopatica, con alimentazione adeguata. Che mi ha portato in pochi giorni a passare da una condizione di salute invalidante ad una vita quasi normale, sempre più in netto miglioramento. Qui abbiamo il dottor Claudio. Che se vuole. Che diciamo, meraviglia, poi, che bella poi, cosa! Questa è una cosa di ieri sera, Giorgio. Non l'abbiamo fatta apposta, eh? tu non Bene. lo sapevi. Beh, veramente... Non lo sapevi, però Eugenio eventualmente ci può delucidare. Eugenio, come stai? Bene, bene. Io ti faccio lavorare Ehi. pure stasera, eh, però. No, figurati. Guarda che belle che cose, guarda che belle cose. No, e, e, visto che ci sono, poi ti, la, ti, sì. ti, ti lascio la parola. Eh, ricordatevi, poi se potete limitare i cibi che il test certo. segnala. Eh, magari state attenti agli additivi alimentari, magari queste persone si possono intossicare. E poi, qui, qui quello che diceva certo. prima, qui c'è tutte ma, le carenze. Ma infatti Giorgio l'ha detto con l'alimentazione. Io gli ho consegnato un'alimentazione coerente al bulbo e con qualche consiglio di ridurre un po' di alimenti che contengono più metà. Questo non è che, anche perché parliamo di una sportiva, di un atleta, anche, eh, che non, anche che perché non finiva faceva mettersi in mudo, eh. eh, quindi okay. Bartolo Dimmi. considera ecco. che siccome sono messi in ordine di importanza anche qui le cose che sono carenti, eh. tu considera che eh, avendogli dato il 3GO, poi per i primi dieci di questi ce li hai esatto? Su, <ride> su due ecco. prodotti, insomma. Tu immagina il self food. Uh, esatto, ah, poi attirando eh, tutto eh, l'ossigeno è praticamente ripartita la grande certo sì. Sì. No, è... Beh, questo è una grande, una grande forza che abbiamo io penso che questo ancora di più quanti test hai fatto da, 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 da eh, eh, Bartolo? vuoi dire questo... quanti ne ho letto questo mese? No, no, è no, no. mi Ho letto questo mese e sono arrivato a 300. Non è normale. Anche con la dottoressa Clara, vedo la dottoressa Clara. Ciao, <ride> <quindi>. ciao. È una È il centro test. Metis. Ci siamo sentiti qualche volta, vero? <ride> quindi, No, no. Vabbè, io sono arrivato più o meno a 4.000 test. Dire. Stamattina ho fatto gli ultimi due. Ho fatto il test a una psicoterapeuta che è stata mia paziente all'età di 13 anni ed è arrivata in studio stile Iran cioè praticamente è arrivata in studio col fazzoletto perché a 13 anni si era sviluppata una grave acne. Io seguivo la sorella che è stata terza a Miss Italia nel 2007 bellissima ragazza la sorella maggiore la ragazzina era andata in crisi per la sorella maggiore e aveva somatizzato su stomaco e vescicabiliare e io attraverso un semplice banale rimedio omeopatico, vi sto parlando di circa 14 anni fa, sono riuscito a guarire l'acne. Lei era la figlia di un primario, la figlia di un primario ed è la direttrice del CTO fisioterapista di Bari, che è invece una naturopata mia convinta sostenitrice. Lei ora fa la psicoterapeuta a Torino, ha studiato psicologia e poi ha studiato neuroscienze è venuta da me perché dopo il virus influenzale che ha colpito il nord in maniera eh. devastante, sono 40 giorni che non ce la fa più. E anche oggi il test del bulbo della signorina, Il test del bulbo della signorina, sento che mi floppa la Il test del bulbo della signorina, sì, per del chiudete fatto, i microfoni c'è qui. che mi floppa la stavo dicendo il test del bulbo la signorina ha dato un sacco di informazioni e quindi la mamma e il papà, cioè il primario, il dottor Monno, insieme alla moglie sono state contentissime di aver fatto oggi che è 29 di dicembre un test del bulbo. Ci cioè, hanno fatto un test alla figlia che ora sta qui in vacanza per le feste natalizie e che chiaramente quindi Rispondendo alla domanda eh, di Giorgio. Eugenio, dacci fatto... la, tua, eh, la tua. Fino a insomma... stamattina ho fatto test. Giorgio, ti voglio dire. Eugenio, sì? Ecco, dacci la tua. per parere su questa cosa, insomma, così importante che possiamo attuare, insomma, anche a un di supporto che è fondamentale. Ma io sono convinto che già nella pagina 3, quando hai tutti questi dati hai già un indice molto chiaro di, di dove andare a lavorare, insomma, e soprattutto perché ti vengono dati in ordine di importanza, quindi noi avevamo, nelle, se vai un po' più su nelle priorità, e avevi già descritto l'intestino, il sistema ormonale, il sistema adrenergico e le emozioni. Allora, intestino ed emozioni sono strettamente collegati, intestino, il primo cervello, quello emotivo. Il fatto che manchi il triptofano, che è il principale eh, aminoacido che viene poi trasformato in serotonina, avviene a livello intestinale. Se poi a livello dell'intestino c'è anche qualcosa che sta bloccando, quindi eh, il discorso del, dei minerali tossici, chiaramente abbiamo già un quadro abbastanza classico. Quindi il modo con cui Bartolo lo ha trattato è esemplare per conto mio. Il primo, primo punto è quello di disintossicare, quindi togliere le sostanze che stanno creando problemi, quello sicuramente, e poi è quello di riportare il sistema neurovegetativo in equilibrio in modo che il sistema riprenda a funzionare come Dio comanda. Meraviglioso. Eugenio, posso intervenire per classifica che mi sono fatto, tu sai, io di metallismo mi occupo da più di vent'anni. Certo. Sai che io nella mia città ho fatto delle battaglie politiche, lo sì. sai. Eh? Eh, quindi non è che l'ho solo rappresentato da un punto sanitario, ma sono cercato anche di fare petizioni popolari. Io sono andato a fare conferenze in diverse città pugliesi e non solo. Va bene, ti dico che il bioenergen, e non per questo, perché San Giorgio, è un prodotto eccezionale per pulire la barriera intestinale a livello bioenergetico. Cioè cambia la vibrazione, perché tu lo sai, già che. Parliamo di emozioni, chiaramente tu che succede? Se c'è metalli nell'intestino, le frequenze dei metalli in omeopatia sono tutte le linee luetiche, tutte le linee floriche, certo. tutte le linee distruttive, tutte le linee che abbiamo attivato durante il covid. Ecco perché stiamo trovando più situazioni di questo genere, perché siamo andati in risonanza, come dice il grande nostro amico Pier Giorgio Spaggiari, siamo andati in risonanza il male che cattura il male. E quindi abbiamo bisogno di più livelli di regolazione. Perché quando tu mi parli di asse intestino cervello, e mi sa che noi ab abbiamo anche appuntamento con te a scuola con la PNM durante quando parleremo di metabolismo, di nutrizione, giusto, Eugenio? Abbiamo un appuntamento. Esatto. Sì. Quindi, quando noi parliamo di regolazione, noi abbiamo una grossa potenzialità nel testo quella di fare veramente regolazione sistemica. E abbiamo sì. tanti strumenti in mano, eh, perché l'importanza del self-food in questo caso che ti sguiccia e va dalla fase cellulare e ti porta verso la, la fase più connettivale e quindi ti inizia a, a trasformare il livello di energia e il same ti va a dare anche quel gruppo di nutrienti sistema neuroinfiammato che non sta producendo quindi questa è come se era una tressa. sì esatto e I tuoi tricheos che ti vanno a lavorare sulla branca neurovegetativa, hai detto bene le prime dieci, le prime dieci sono tricheos è fatto da aminoacidi, da pochi aminoacidi, soprattutto vitamine, minerali e qualche pianta, no, cioè, per dire, cioè, eh, tutti quelli que, gli antiossidanti no, che ci sono lì, i primi no. dieci sembravano, cioè è chiaro come ha detto Giorgio: poi il cibo, ma io per essere sicuro, Giorgio, che il cibo funzioni, devo e pulire la barriera, certo. Hai capito? Quindi quel lavoro è giusto farlo col cibo, però il cibo deve intervenire anche in maniera intelligente, perché se lasciamo solo spazio al cibo e lasciamo un terreno con metallismo e eh, non combiniamo niente. Ve lo dico per esperienza. Eh. No, ma infatti, quello che stiamo vedendo è che, a parte insomma, eh, una questione che ormai è la mia vita, però al di là della mia vita che è self-food, però effettivamente in questo ultimo periodo. Abbiamo aiutato tante persone a, a venire fuori da, da, da questo disastro grazie alla riattivazione mitocondriale, il contrasto all'ipossia e agendo sul fegato, sull'intestino. Quindi le, la triade è sempre lì, mitocondrio, eh, fegato, intestino, insomma. No? Eh, e poi naturalmente tutto il resto della riattivazione. Poi no. chiaramente tutti i potenziamenti successivi, perché non è che la visita finisce nella prima, nella prima visita. Cioè poi anche dopo, l'importanza di poter avere nutraceutici, tutti i nutraceutici anche dell'epinutrix, e, e, e ci parliamo del sulforafano, del chaga, e voglia tu dopo a questa persona, una volta che hai rimosso e ripurito, oh, Giorgio non so passare niente. Oh, non sono passati neanche, cioè dal 10 dicembre al 23 dicembre, questa era già, cioè, capito, cioè la, la signorina parla di situazione invalidante, cioè, considerate, cioè, stiamo parlando di situazione, io non ho agito per via parenterale, no? Perché io quando mi trovo di fronte a certi casi, e Eugenio lo sa, posso agire poi per via parenterale perché io ho paura che se gli do sostanze per bocca e eh, non lo so se riesco perché se questa a 31 anni, un atleta, mi è andata a creare questo grave squilibrio, è santa miseria, cioè e non è un'accusa di poco conto, eh. Perché qui il nostro obiettivo non è quello di fare bella figura, il nostro obiettivo è quello di aiutare la gente a stare bene. Ah, e quindi siamo siamo i primi a metterci in asse con la nostra coscienza quando facciamo una prescrizione. Tanto sa Saluto anche Alessandra, Calciari, Alessandro, Pasquale, Paolo, insomma, Nicola, ci siete proprio tutti, Vittoria, Stefania. Carissimi, grazie veramente di cuore. Io volevo... Io ho uh, visto, Giorgio, che fra le chat c'era una dottoressa che chiedeva sì. nuovamente... No, la gliela teologia. mandiamo a... a gliela mandiamo, la... senza problemi. Se io la... gliela. Sì, gliela, gliela gliela Giorgio, Giorgio, sì. mi senti? Sì. sì. Mi senti? Grandissimo Salvatore. Allora, eh, Bartolo. Caro Nino. Ehi, amico bello. Alla Puglia col furgone. Col eh, il... eh. Aspetta, aspetta un attimo, non andate via, perché poi vi faccio un quarto d'ora dell'utilizzo de, del software. Per, per, perché è importante, e vi voglio dire, un'altra cosa fondamentale. Don Giorgio, io devo andare, che c'è ospiti sopra. Sennò posso molle... posso fare una domanda? A parto. Vai, vai, sì, vai. Allora, avendo questo problema dei metalli tossici, tu ritieni opportuno in un secondo momento fare un milenogramma per vedere quali sono i metalli tossici inerenti e fare una La disintossicazione? Se... No. Per far spendere soldi? No. no. Io chiedo il tuo parere. No, io ti do il mio parere. No. Sì. Cioè non ti serve perché poi, al di là del tipo di metallo, quello che è importante, come ha fatto vedere anche il dottor Pagliara durante la sua relazione, noi abbiamo due possibilità quando siamo di fronte a un sistema biologico: o andiamo ad aumentare la difesa, capito? O lavoriamo su ciò che ci sta facendo male. Tu, in questo caso, puoi lavorare contemporaneamente su tutte e due. Quindi, che cosa ti serve? Sapere se c'hai. Uh, il piombo rispetto al beriglio rispetto all'alluminio, tanto il test ti ha detto che c'è una neuroinfiammazione, c'è una barriera alterata, c'è un fegato che sta soffrendo c'è un tessuto nervoso che a livello neurovascolare sta creando uno stato ipossico cronico che è stabilito proprio dal rapporto catabolico che sta avendo questa persona e tu che sei un esperto di vitamine, minerali, hai lavorato tanto, capisci che significa quando c'è un accentuato catabolismo. Questa persona aveva perso 6 kg. Ma 6 kg di massa magra, sai quant'è pacchio. Quant no, e in questo caso fine, tu diciamo fretta, hai fatto una copertura del bimetallismo bi in modo tale che i metalli non interferiscono sul, sui no, vari no, sistemi. No, io li ho... no, 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 io, guarda che il self-food, che i metalli, perché il self-food è ricco... Anche il same. il same. Il same. Eh, il Kela chela blend, io l'ho usato semplicemente perché nel Kela blend c'ho cioè l'alga clorella e so sicuro che se c'è mercurio... Perfetto. Se lo fa andare, capito? Inutile che gli vada a far spendere... Altre 100 euro per un mineralogramma che poi mi deve arrivare. Che, che mi allora, il, beh, come tu dici giustamente, il discorso del, del drive è che tu hai un'informazione immediata. Brava, hai una diagnosi ma immediata e hai una terapia immediata. E brava, dopo, dopo pochi giorni, tu hai, non dico che hai risolto il problema, ma hai iniziato un cammino di risoluzione brava. terapeutica. Ma perché io ho sospettato il mercurio? perché c'era lo zolfo in mezzo. Ah, ecco. Lo zolfo viene perso quando c'è mercurio, più facilmente, perché il mercurio... È come quando c'è stessi... Una... Ah, quindi ecco perché gli ho aggiunto il Kera Blend, altrimenti potevo anche fare a meno, perché fra self-food, ecco perché ho detto, mo li do anche un po' di clorella. così lavoro, però è inutile, preferisco dargli... Il, il nutraceutico in più che non fargli fare il mineralogramma che poi mi deve arrivare dopo un mese nel frattempo che facciamo sono d'accordo con te con questo discorso sai e poi, eh, eh, io eh, mi sono innamorato del test drive proprio per questo motivo capisci no. e bravo. poi e grazie grazie perché insomma sappiamo tutti la tua esperienza salvatore quindi ti ringrazio di questo okay. come medico hai fatto dei libri meravigliosi quindi <ride> grazie. Vedi tra che tra poco lo devo presentare il libro. Grande. Che ne dobbiamo parlare. Che è un piccolo drive il mio, il mio libro. È vero? Veramente, è vero. È vero. È vero. Tra l'altro. Ok un abbraccio eh, a siamo, tutti comunque. Vedi Rino quando abbiamo parlato di unire le forze quando è bello quando si uniscono le forze. Ma io sono super entusiasta sai. Non so Ma io nello fare... senso tempo sto risolvendo i miei problemi che poi ti dirò. Va bene. Grazie. Va bene ok Ma, ciao allora. un abbraccio a tutti ciao, ciao. allora Bartolo eh, volevo dire che... <ride> ciao. ciao Bartolo c'è anche la terapia che auguri calante. eh ah. auguri mi vado a riprendere un po' allora okay, domani, domani mi spetta un'altra notte va ciao Bartolo a l'influenza nonostante le temperature l'influenza sta colpendo in maniera <ride> devastante ciao a tutti allora. e grazie, eh. grazie ciao Bartolo, ciao, Bartolo. Ciao. Ciao. No, Ciao a no, no, no. tutti. Eh, allora, allora vi volevo grande. parlare di questo, di questa importante eh, capacità che ha S Drive di essere di supporto sia nella clinica, nella prevenzione e, e quindi è una guida, no? un, un drive. Quindi S Drive significa eh, guidare la persona a prendersi a cuore della propria salute e se voi leggete passo passo. La, la, il report S-DRIVE Pagina è spiegato veramente tutto nel dettaglio andando per le priorità occupatevi delle priorità di, S, di quello che vi segnala S -Drive. una cosa importante quando poi per esempio una terapia chelante nei metalli pesanti sappiamo quanto è importante ci ha fatto una lezione meravigliosa il dottor Mariani l'apertura di questa scuola di alta formazione a proposito vi invito a iscrivervi alla scuola di, della, di alta formazione per chi non l'ha ancora fatto, perché la formazione è fondamentale, cioè chi non si forma si ferma e nel caso di S-Drive essere formati, come avete visto, è molto importante. Tra l'altro per i centri S-Drive c'è una convenzione particolare. Ehm, allora, eh, questo è il software. Per voi nuovi, vi faccio un quarto d'ora, 20 minuti, poi... Andiamo tutti a Nanna. Per voi nuovi è, è fondamentale sapere questo. Allora, una volta installato S Drive, vi invito a, a occuparvi del fatto che eh, sia selezionata la destinazione, vedete, seleziona la destinazione, cercare e andare sul desktop e creare la nuova cartella che nominerete archivio S Drive. 22, dategli il nome che volete. Per piacere, chiudete il microfono. E questo è fondamentale. Per, una volta che avete creato la cartella, e poi siete andati sopra la cartella e avete messo proprio qui no? il, il discorso, vedete archivo S Drive. Ok, andate qui e qui flaggate questo flag, vi permette. Di fare un backup automatico di tutti i test che avete fatto quando chiudete il software. In maniera che nella cartella del software della, del computer avete tutti i test che voi avete fatto nel periodo eh, che utilizzate la tecnologia S-Drive. È fondamentale perché, se no, se non lo fate questo, poi alla fine li perdete. Eh? Quindi fatevi, createvi una cartella di backup di archivio. Altra cosa, quando aprite S Drive, lui vi chiede un aggiornamento, fatelo sempre, cliccate sempre su sì. Magari se volete essere sicuri, eh, se eh, state utilizzando il programma aggiornato, fate ricerca, un aggiornamento eh, in internet e lui vi dice, vi risponde, stai già utilizzando la versione del più recente di questo software. Vi ricordo che ci vuole Windows 10 o Windows 11 per utilizzare il software S Drive una volta installato. Impostazioni: potete impostare la lingua, potete impostare il colore dello sfondo, quello che volete, se volete blu o giallo, quello che volete, è così. Eh? Io lo uso verde, mi piace di più. Eh, potete ordinare i vostri. Eh, report andando come, avete, come vi ho già eh, presentato e spiegato la volta scorsa su ordine ordina prodotti vi manda sul vostro portale sul vostro dashboard e lì scegliete i pacchetti potete prendere o tre alla volta e, oppure 10 più 1 20 più 3 40 più 7, 80 più 16 e c'è anche un 60 più 10. Mi raccomando, non sbagliate il report. Sistema immunitario, eh, scegliete quella optimizer, il benessere, ottimale, non sbagliate perché poi dopo bisogna che mi chiamate, vi faccio il cambio, ma non è una cosa semplice. Quindi potete scegliere eh, il test per eh, il sistema immunitario, il test per gli sportivi, il test per i bambini da 1 a 12 anni, però ci vuole anche il dischetto, ricordatevi che la, chi lo vuole deve attivare il dischetto, eh, il test per i bambini, gli diamo il dischetto con due test eh, omaggio, però lo deve attivare. Poi una volta che l'ha comprato noi gli mandiamo il dischetto oppure lo forniamo subito. Così evitiamo, insomma, quando mandiamo S-Drive ormai diamo anche un dischetto insieme. E in maniera che voi potete utilizzare quel dischetto per fare il test ai bambini, perché i bambini eh, prelevate sia il capello che la saliva con un tampone, c'è una, una guida specifica per fare il test ai bambini. Poi c'è il test per gli sportivi, il test per la rigenerazione della pelle. Il test pelle capelle unghie per rafforzamento di pelle capelle unghie, test per i vegani, e, e quindi avete un, e poi il test cani e gatti e il test anche per i cavalli, quindi per la veterinaria. Ora, eh, per utilizzare S-Drive, ripeto, è semplicissimo. Una volta che avete collegato S Drive e attivato con le password che vi diamo dovete sempre eh, tenere S Drive a distanza di filo dal computer. Intorno a S Drive non ci deve essere nulla, quindi distanza di filo, il paziente, il cliente non deve avere metalli addosso, né orecchini, né orologi, né niente. Tutto il, il eh, deve essere spostato da un'altra parte, lontano dal S Drive. Non fatelo sotto i, eh, la luce al neon, eh, eh, mi raccomando. E una volta fatto questo, prelevate i capelli eh, spiegando alla persona che se tiene gli occhi chiusi e le mani sulle ginocchia e è rilassata, la testa in basso, viene meglio il test. Prelevate il capello, lo mettete al centro della bobina S-drive, eh? ricordate, al centro della bobina S-drive, i pulbi del capello, fate la scansione, occhi chiusi, se possono tenere gli occhi chiusi è meglio, e poi lo inviate. Inviate adesso, scegliendo il vostro test, oppure salva e invia dopo, e potete, se non avete la linea, salvare. I vari test tenerli in archivo e poi inviarli via scansione in attesa quando avete la linea internet accertatevi sempre di avere la linea perché se mandate via eh, in via adesso e non avete la linea il eh, il può il, il, il software andare in tilt allora dovete chiudere riavviare ricercare qui per esempio il vostro paziente e in questo caso poi potete rinviarlo. Eh? Ehm, vi ricordo che lui, vedete qua, invia promemoria e mail. 10 10 2022: ho fatto il test, vedi, ricordato, questo me l'ha già ricordato una volta. Allora, se quando fate il test non Fleggate questo quadratino, ma solo quello sotto, in maniera che poi desiderete voi di inviarlo. Una volta fatto, con il tastino report, invia, andate sull'ultimo test effettuato: report, invia al cliente. Potete cambiare le mail se volete un consulto da un altro medico o mandarlo nella vostra email. Basta cancellare. E mettere le mail che volete voi. Okay? Non viene modificata l'email del paziente che avete già inserito, eh? però potete mandarla a chi volete. Basta fare ok, ok, e lui lo manda via alle mail che volete. Aspettate in attesa, vedete, aspettate che finisca di inviare le mail. Eh, il report a quella email che avete indicato, invia in corso e poi potete anche chiudere affinché non appare la data e l'ora dell'invio. È inutile chiuderlo perché sennò non viene più inviato. Eh, potete ritornare dat sui dati di base, potete fare quanti test volete uno dietro l'altro perché una volta inviato, invia adesso, fatta la scansione e inviato adesso. Eh, non ci sono assolutamente problemi, potete fare un test eh, uno dietro l'altro. Ricordatevi che avete, adesso lui sta controllando lo stock. Mm, okay. Potete avere, a avete a disposizione i video, come creare un report di mappatura epigenetica. Eh, e quindi potete eh, guardare i vostri eh, il video se avete dimenticato qualcosa. E un'altra cosa importante per l'utilizzo della tecnologia S Drive è quella di utilizzarlo nel modo più opportuno per un supporto da un punto di vista clinico e da un punto di vista di capire i bisogni della persona. O del paziente nel caso dei medici. Eh, S-Drive non vi ricordo ancora, non fa diagnosi di nessuna malattia. La diagnosi la fa il medico. Lo ripeto tante volte perché eh, noi non facciamo diagnosi. S-Drive è uno strumento di supporto per capire le esigenze e i bisogni della persona e soprattutto dal punto di vista di carenza nutrizionale, impatto ambientale. Sistema neuroendocrino-emozionale, sistema gastrointestinale, sistema cardiocircolatorio, sistema immunitario. Quindi è direi qualcosa di veramente di eccellenza per, uh, per la vera prevenzione e per capire, dal punto di vista dei segnali epigenetici, cosa possa veramente essere utile per migliorare la qualità della vita delle persone. Da quello che stiamo avendo, ti vedo in prima pagina, caro Eugenio, <ride> da quello che stiamo capendo con tutte queste testimonianze che ci stanno arrivando dai vari medici che lo utilizzano ormai da qualche anno, veramente abbiamo in mano qualcosa di straordinariamente utile, unico al mondo.